Sembrava dunque inevitabile che la rivalità tra Antonio e Ottaviano sfociasse in una lotta per ottenere il potere, questo almeno in un primo tempo. In realtà Ottaviano, pur essendo ancora giovane, aveva già un eccellente intuito politico e capì che in quel momento era molto più conveniente arrivare a un accordo con il rivale, a un accordo non solo con Antonio, che aveva dalla sua un potentissimo esercito, ma anche con l'altro potente luogotenente di Cesare ed ex governatore della Spagna, Marco Emilio Lepido. I tre decisero di accordarsi anche per fronteggiare la minaccia dei cesaricidi, Bruto e Cassio, che in Oriente stavano riorganizzando una grande forza militare. Si giunse così, nell'ottobre del 43 a.C., al secondo triumvirato. A differenza del primo, che era un accordo privato, il secondo fu una vera e propria magistratura straordinaria, che fu istituita per legge, della durata di 5 anni, con lo scopo di riordinare lo Stato e di elaborare una nuova Costituzione. I triumviri avevano l'autorità di convocare il Senato, di fare le leggi, di nominare i magistrati, di dichiarare guerra, di coniare moneta. Il primo obiettivo dei triumviri era naturalmente quello di liquidare l'ala più conservatrice dell'aristocrazia senatoria, in particolare coloro che avevano promosso la congiura contro Cesare. I cesaricidi furono dichiarati nemici pubblici. A differenza di Cesare, i triumviri non furono affatto clementi con i loro nemici. Il primo atto politico dei tre furono infatti le liste di proscrizione, utilizzate fino a quel momento solo da Silla, nelle quali furono inseriti tutti i nemici personali e i rappresentanti dell'aristocrazia senatoria di tendenza conservatrice che furono condannati a morte. I cesaricidi Bruto e Cassio furono sconfitti a Filippi in Macedonia nel 42 a.C., soprattutto grazie al contributo di Antonio. La necessità della guerra contro i nemici aveva cementato l'alleanza alla base del triumvirato. Ora però, debellata almeno in parte la minaccia dei cesaricidi, i problemi del potere venivano ancora una volta alla ribalta. Negli anni seguenti, il triumvirato procedette in modo discontinuo, con dissidi sempre latenti e talvolta drammaticamente evidenti. Così, per rinsaldare l'alleanza nel 40 a.C., a Brindisi i tre triumviri ridefinirono i termini dell'accordo. Antonio ottenne il controllo delle province orientali, mentre Ottaviano di quelle occidentali. A Lepido, figura marginale, venne concessa solo l'Africa. L'Italia, benché formalmente indivisa, fu affidata a Ottaviano.